Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Sequestrati i beni di un membro dei Santa Paola, la confisca ha riguardato beni patrimoniali del valore di oltre 1.100.000 euro, tra cui una villa in corso di costruzione a Santa Maria di Licodia e una società di assistenza delle macchinette da gioco. Qualche giorno fa in una via periferica di Adrano l'auto di un pregiudicato di 39 anni del posto è stata data alle fiamme. L'uomo si è armato di fucile recandosi nell'abitazione del quarantenne sospettato del gesto, sperando un colpo che ha danneggiato il portone d'ingresso. Dopo i due incidenti in successione di ieri nel Ragusano e nell'Agrigentino, si è verificato in mattinata un altro sinistro stradale lungo la strada provinciale 7. L'incidente è avvenuto tra due auto, ha coinvolto 6 persone, tra cui 2 bambini. I carabinieri di Palermo hanno svolto dei controlli nei quartieri Brancaccio e Capo per furti di energia elettrica, individuando 10-8 nuclei familiari totalmente sconosciuti agli uffici Enel. Chiudiamo con un incendio al secondo piano in un'abitazione di via Plebiscito. È stato richiesto l'intervento da parte dei vigili del fuoco per domare le fiamme, anche se fortunatamente non si registrano feriti. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle 19.30.